Sabato 4 aprile. Matteo 11, 25, 30. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Come un balsamo queste parole dorate di Gesù Signore e Maestro scendano nel cuore di tutti, nessuno escluso. Signore, noi tutti siamo stanchi ed oppressi, in cerca di ristoro. Ci riconosciamo destinatari di questa parola, fiduciosi perché con abbandono confidente la facciamo nostra e ti eleviamo la nostra supplica in questi giorni di prova. È, Signore, una supplica purificata da ogni alterigia, arroganza, volontà di difendere le nostre ipocrisie, di presentarci come persone credibili al tuo cospetto. Tu conosci il Padre, insegnaci di nuovo a guardare il suo volto. Insegnaci la mitezza, l'umiltà di cuore, la volontà di pace e di perdono. Convertici. Instilla in noi propositi di misericordia, di servizio, di mansuetudine. Facci gustare nuovamente la rugiada del ben pensare, del riconoscere gli esseri umani, Signore, gli esseri umani come noi. Siamo stanchi di farci la guerra, di vedere nell'altro un nemico, di concepire la vita come una strenua, caparbia, ottusa difesa ciascuno dei suoi piccoli, fragili, meschini interessi. Cambia il nostro modo di pensare, insegnaci che la vita vale di più, che la vita vale il giogo dell'amore, che l'amore non è solo godere per se stessi, ma è l'arte del fare spazio all'altro, all'altra. Fa che torniamo ad imparare a riconoscere ciascuno i diritti degli altri invece che rivendicare ciascuno i propri. Fa che torniamo a prenderci cura l'uno dell'altro, l'una dell'altra, e fa che ci ricordiamo come questa doveva essere la modalità consueta dei nostri rapporti. Abbiamo sete della dolcezza del tuo modo di fare e vorremmo tantissimo che tornasse ad essere anche il nostro. Donaci la grazia del Padre, o Gesù Figlio, donaci lo Spirito Santo che ci faccia vedere, udire e sentire nelle viscere il patire dell'altro, dell'altra, che sia questo sentire il soffrire dell'altro e dell'altra il primo moto che si agita in noi quando incontriamo un diverso, un fratello, una sorella. Riempi di nuovo senso queste parole, fratello, sorella, facci tornare ad essere veramente uomini e donne, figli amati da te e in te. Convertici, salvaci, Signore, fa che torniamo ad amare. Così sia, così sia. Buona giornata.